Io sono nipote di coloni venuti dal Veneto nell'Agro Pontino, quindi sono cresciuta sentendo parlare delle loro origini continuamente. Un giorno, mentre passeggiavo con mia nonna a Villa Fogliano, guardando quel favoloso panorama, cominciò a tornare indietro con la memoria e mentre mi raccontava la sua infanzia, le sue difficoltà di vita, vedevo una luce brillare nei suoi occhi. Era come se fosse tornata bambina. La immaginavo nelle campagne con i suoi genitori che faticosamente coltivava questa terra, nuova e ancora troppo poco ospitale, e che percorreva circa 3 km a piedi o in bicicletta a soli 6 anni, che poi diventarono 10 quando cominciò a frequentare le scuole medie e superiori. Raggiungeva l'istituto magistrale ogni mattina. Sia con il sole, la pioggia o il freddo, lei andava avanti senza esitazione. Ho ammirato la sua tenacia e la sua volontà di raggiungere un sogno, diventare insegnante. Lei ci è riuscita. Chissà se riuscirò a realizzare i miei sogni. Potrà questa città offrirmi un futuro?